Ciao a tutti amici di VSurprise TV, eccomi tornato con un nuovo video dedicato alle LOL Surprise. Piacciono sempre di più, sono sempre di più in commercio, nuove serie, sempre più vestiti, sempre più accessori, sempre più pezze, sempre più bamboline insomma, ma ahimè capita che a volte ci siano delle parti mancanti, siano rotte, quindi facciamoci quattro risate vedendo queste fotografie improponibili di internet. Mi piacciono video come questi, spolliciate a più non posso su questo video, commentate su quello che vediamo e poi successivamente attivate le notifiche perché è importantissimo per il canale. Iniziamo. Iniziamo con le immagini un po' più leggere per i deboli di cuore che non vogliono vedere le LOL Surprise subito disfatte. Allora, qui possiamo vedere una blind ball delle LOL che una bambina l'ha aperta e la sorpresa è stata di trovare la bambola. Ma cosa mancava? Mancava proprio un accessorio all'interno dello scompartimento. I deboli di cuore, tra virgolette, delle LOL Surprise. Questo ovviamente niente, però pensate a una bambina che comunque apre la prima al suo LOL Surprise o comunque fa spendere soldi e mancano parti, queste non piace a mamma e papà sicuramente. Mettiamo tra parentesi questa foto: una mamma ambientalista su internet si lamenta del fatto che lo scartaggio o unboxing delle LOL Surprise fa sì che ci sia all'interno così tanta carta che si possano fare riciclandola due bottiglie intere. A voi la sentenza e commentate voi che collezionate le LOL Surprise. Comunque è vero, scartando solamente 5-6 LOL Surprise possiamo andare direttamente a riciclare la carta per farci veramente una confezione, se non di più, di acqua minerale, troppa plastica. Come altra foto vediamo appunto delle scarpette delle LOL Surprise che sono state messe sbagliate all'interno di una blind ball, perché a quanto ho capito c'era una bambola che non doveva avere queste scarpette e per giunta sono pure rotte. È proprio vero, più blind ball e dolline si fanno e più l'azienda sta uscendo comunque delle cose oscene che si vedono su internet, proprio a prezzi allucinanti. Poi qui abbiamo una Lil Sister tutta gold che è uscita appunto da una ball, quelle dorate, forse molto molto rare, e gli manca un guantino nella parte nella mano sinistra. Voi che fareste? Vuole veramente tanta sfortuna a trovare la blind ball, quella dorata e in più difettosa. Fresca di apertura c'è questa Kitty Queen che completamente come mamma l'ha fatta senza accessori, ovvero la ragazza ha trovato solamente le scarpe e il cerchietto a forma di gatto che la contraddistingue insomma. I vestiti l'azienda se li sarà dimenticati chissà dove, con la premura che hanno di sfornare sempre nuove blind ball hanno fatto veramente una dollina proprio come mamma l'ha fatta. Un altro difetto che non si può né aggiustare né recuperare, comunque trovi magari la dollina che ti piace, quindi dici oh yeah, e comunque poi la vedi oh no, c'è qualcosa che non va. Ci sono tantissime fotografie di LOL Surprise che sono state assemblate malissimo, ovvero che hanno le gambe messe al contrario. Qui abbiamo un bellissimo esempio di gamba al contrario nella parte sinistra. Povera dollina, non si può fare niente e per giunta ce ne sono un sacco che vedremo comunque dopo. Vogliamo parlare anche di questa che poverina è stata fabbricata
con quella velocità, tanta di quella velocità che le hanno messo le due gambe al contrario. E per questo, ripeto, non si può fare niente se non chiedere sostituzioni comunque all'azienda che la fabbrica, oppure all'azienda Giochi Preziosi, che comunque può fare forse qualcosa per una sostituzione, ma non riavrete sicuramente la stessa bambola, ma riavrete forse una blind ball da comunque da deboxare completamente. Comunque, questo fa parte dei lavori fatti con super velocità. Mamma, aiuto! Ho trovato una rarissima LOL Surprise che dovrebbe cambiare colore. Come mai non lo cambia nonostante la checklist lo dica? Comunque, qui abbiamo un caso di una bambina che ha aperto una LOL Surprise che doveva cambiare colore. Invece mettendola nell'acqua non succede niente. Voi cosa, cioè, cosa direste? Non ci sono parole per questi sbagli così grossolani. Comunque, se a voi vi è capitato di trovare LOL difettate, con la testa rotta, con le gambe sfasciate, comunque fatemelo sapere con un commento. Proprio qui sotto, ovviamente. Altro esempio di malfunzionamento è questa blind ball dal valore elevatissimo della serie Confetti Pop, che ahimè ci sono tutti gli oggettini, c'è la bambolina, c'è proprio tutto, ma una volta che compri la blind ball Confetti Pop, perché la vuoi fare tra virgolette esplodere con i coriandoli, mancano proprio quelli, ce ne sono tre. Tre che si possono contare. Mancano i coriandoli. Cioè, si chiamano confetti pop, quindi i coriandoli non potrebbero mancare. Happy birthday to you. Happy birthday. Cosa sta succedendo? Happy birthday. Ma cosa c'è? Comunque, l'immagine ritrae una fotografia di quei festini che si comprano dove c'è scritto Happy Birthday, ovvero buon compleanno, all'interno di quelle marchiate LOL, e c'è scritto Happy Birthday. Quindi in questo caso manca la Y, come sempre, giochiamo su queste foto, ovviamente. La ragazza che ha scattato questa foto ci ha tenuto a specificare dicendo: ho trovato tante LOL Surprise, tutte con lo stesso indizio. Ma si può, un po' di fantasia almeno. Ditemi anche voi nei commenti se avete trovato tutte lo stesso indizio, ma per LOL diverse. Adesso vediamo la foto di questa LOL Surprise appena aperta. Pitturata abbastanza malino, nonostante debba essere una golden, quindi un'ultra rara o simile, ma la ragazza si lamenta appunto del fatto che non ci siano gli accessori tipo occhiali e borsetta. Insomma, una collezione rara che vale metà. Ecco a voi le attrazioni di questo circo, le LOL Surprise gambe che hanno una delle due gambe, o forse tutte le due gambe, girate al contrario. Cioè, fanno le LOL Surprise tipo fenomeno da baraccone, potrebbero andare sicuramente al circo con questa bella carrellata di LOL Surprise proprio difettate, devastate completamente, che non puoi farci niente, non puoi dire alla pittura ci faccio una custom. No, è rotta, è difettata. Poi non so voi, ma con le gambe così all'indietro fanno una tale impressione che possono essere belle quanto vuoi, possono costare quanto vuoi, ma sempre impressione fanno. Fatemi sapere con un commento qua sotto, ovviamente, nella carrellata delle LOL Surprise Gambe. Se avete mai trovato voi, una vostra amica o vostra conoscenza, una LOL Surprise con le gambe al contrario. A me fa impressione, non so voi. Tantissime ce ne sono, cioè ci sono più le LOL Surprise gambe
con i piedi così che quelle normali tra un po'. Comunque il prezzo è sempre quello, non si discosta dal prezzo originale. Poi magari ne trovi una gold, dici: ehi mamma, ho trovato quella gold. Attento, guarda, è sgamba. Comunque, queste sono le LOL Surprise, la parte strana di LOL Surprise. È vero, non conosco tutti i nomi delle LOL e delle LIL Surprise, ma questa ragazza in questa foto ci tiene a specificare che ha aperto 3 blind ball, tutte e 3 diverse, e avrebbe dovuto trovare quindi quella napping. Invece ha trovato quelle normali, credo, e quindi ci tiene a specificare che c'è un difetto di, tra virgolette, fabbricazione proprio nel fogliettino della checklist. Appunto, quando si fanno lavori di questo tipo con velocità ci sono errori di tinteggiamento, come nella prima doll, quella con i capelli grigi metallizzati, come su questo e anche su quella successiva. Anche su questo dovrebbero essere delle napping, invece forse non lo sono. Quindi qualcosa sempre di sbagliato e rotto c'è. Finiamo questa carrellata, cioè la parte 1 di questo video, con un Pez con la testa completamente sfondata, sgretolata. Quando succede questo credo che neanche si possa neanche né aggiustare né niente. Quindi questa è la parte 1 di questo video. Fatemi sapere con tanti mi piace se volete vedere la parte 2 di questo video, che ho in serbo altre cosine delle LOL. Ciao a tutti, alla prossima di AV Surprise TV. Attivate la notifica e state attenti alle vostre LOL.